I fratelli dello spazio, i fratelli cosmici e nu, attraverso Wanda, Albano, 10 giugno 1998, a cura di VB. Cara sorella, noi, tuoi fratelli nell'amore, vorremmo veramente districare un po' della matassa che si è aggrovigliata dentro di te a causa di tutti i pensieri che ora si accavallano nella tua mente. Iniziamo con un discorso che non riguarda ciò che pensi. Vogliamo solo darti degli spunti per riflettere. Ti parleremo del cuore, con riferimento ad emozioni e sensazioni che può farti sentire. Il cuore fa parte della triade costituita dallo spirito, la parte divina, dall'anima, il tre d'union tra spirito e coscienza, e infine dalla materia che compone il corpo fisico e contiene il cuore, che perciò è anch'esso materiale. Il suo compito è di unire e portare a compimento l'elevazione del vostro essere. È un argomento che abbiamo voluto chiarire, e non ha importanza se quanto ti diciamo tu lo sai già, perché lo percepisci e lo porti in superficie. Quanti sono gli esseri che non vengono lontanamente sfiorati da tali pensieri? Ora ti parliamo di noi. Ci siamo avvicinati a te con entusiasmo. Tu hai sentito la nostra vibrazione e da entrambe le parti c'è stato il desiderio di mantenere il contatto. Non siamo venuti per parlarti delle nostre abitudini, del nostro modo di pensare, agire o camminare per la via della resurrezione. Il nostro incontro è dovuto solo a quell'amore che ci fa camminare nella stessa direzione, seppure in maniera diversa. Qualche piccola cosa ti abbiamo pur detto per mantenere vivo il nostro rapporto, ma sempre in modo distaccato, perché non volevamo portare squilibrio nel tuo essere. Così facendo, rispettiamo il tuo modo di credere e di camminare lungo il sentiero che porta alla vetta. Ognuno ha infatti il dovere di arrivarci col suo sentire, senza subire l'altrui sapere, che deve invece confrontare col proprio per poi dedurre più precisamente il percorso da seguire. Tutti i modi di pensare sono validi, ma sempre soggettivi. Perciò non lasciarti turbare dall'altrui conoscenza. Ogni strada è diversa, come il modo di sentire e di vivere lo status quo. Ciascuno ha la sua verità e tenta di far capire come la pensa e quale sia la propria evoluzione. Ma chi è fermo nella propria fede non verrà scalfito dall'altrui pensiero, anzi il confronto porterà a rafforzare il sentire proprio dell'essere. Se un fratello, nell'esporre il proprio credo diverso dal tuo, ha provocato in te un certo fastidio o addirittura sgomento, non ritornarci con la mente e non sia questo un motivo per giudicarlo. Accetta il suo dire e non soffermarti. Lascialo scorrere senza trattenerlo. Lascialo scorrere e non pensarci più. Se poi qualcuna delle cose dette risveglia la tua attenzione, allora mettila a buon frutto. Come voi dite, un unico pensiero è solo, ma tanti sono in compagnia, e molte volte questa compagnia serve senza però che te ne lasci troppo influenzare. La strada che hai scelto è bellissima, e se viene vissuta con vero sentire, ti porta diritta alla consapevolezza di essere sul giusto sentiero per raggiungere così l'apoteosi finale. Cara sorella,
Abbiamo pronunciato tante parole e altrettante vorresti ascoltare da noi. Ma come ti abbiamo già detto, basterebbe la sola vibrazione per esprimerci e sentirci uniti. Purtroppo servono ancora le parole, che sono il solo metodo che avete per comunicare. Ma non sarà sempre così, perché cambieranno tante cose. Il modo di vedere, di percepire, di sapersi ascoltare e comprendere. Ora che il tuo orizzonte si è rasserenato, ti lasciamo tanta armonia e pace. Così potrai godere di queste sensazioni meravigliose che derivano dal contatto tra una galassia e l'altra, senza pensare alle distanze che ci dividono. Anche se lontanissimi, ci sentiamo molto vicini a te e a voi, fratelli umani. Salve dai fratelli cosmici e nu.